preoccupazione nei confronti della formazione ovviamente non può che nascere dall'inizio, visto che il mio predecessore Sergio Campana è avvocato da quando ha smesso di giocare a calcio, ha studiato mentre era ad altissimo livello, è riuscito ad avere questo percorso di studio e a portare a termine entrambi in maniera soddisfacente, e quindi la sensibilità non può che venire da lontano. Per costruire e per portare avanti dei progetti bisogna crederci, e soprattutto non bisogna essere da soli. In questo caso l'Associazione Calciatori non è da sola, ha trovato dei compagni che ci credono, a partire da Novara Calcio insieme a Raffaele, la Serie B, e quindi può partire questo progetto che, come è stato detto, è probabilmente un progetto pilota, è un progetto, speriamo che possa avere un appeal giusto anche nei confronti dei calciatori. Fare il calciatore ad altissimo livello non è semplice, per le pressioni mediatiche che si hanno, per le distrazioni che si hanno, per il fatto che tutto ciò che ti circonda ti allontana un po' da quello che è la tua reale situazione, e il momento dello stacco dalla professione al diventare un ex è uno dei momenti, insomma, molto delicati della carriera di un calciatore, che purtroppo si cura molto poco. Trovare una società così sensibile, una lega così sensibile, per l'AIC è ovviamente terreno fertile per portare avanti i progetti che già da qualche anno siamo riusciti a concretizzare come un progetto ancora in carriera, dove anche lì ci vede partner della Lega di B e delle altre leghe, ma soprattutto abbiamo la possibilità di intercettare giocatori che magari hanno smesso da qualche anno. Il fatto di essere qui a Novarello poi ci dà la possibilità, insomma, di allargare anche il bacino dei giocatori che possono essere interessati. Ovviamente le giornate saranno coordinate rispetto all'impegno agonistico, e questo per dare modo ai giocatori quantomeno di rendersi conto che il calcio è una parentesi, il calcio professionistico ti dà molto e ha il difetto di finire all'improvviso e di uscire dal campo quando meno te l'aspetti magari, e chi riesce a prepararsi a questo passaggio è sicuramente avvantaggiato. Quindi mi auguro che questo sia il primo di tanti corsi che riusciamo a mettere in pratica. Ripeto, l'importante è non essere da soli, crederci e riuscire a coinvolgere i giocatori, perché credo che sia soprattutto per loro che questo corso avrà successo. Mi auguro che ci sia la soddisfazione da parte del Novara Calcio e dei ragazzi del Novara o di quanti parteciperanno al corso, e spero, insomma, che poi si possa anche perfezionare strada facendo e magari trovare gli input e gli argomenti giusti, come detto prima, per accattivare l'attenzione di tanti atleti che oggi possono diventare degli ottimi dirigenti, ma che probabilmente non sono adeguatamente preparati. Faccia bene a tutto il movimento avere le due anime della categoria, quindi l'esperienza calcistica e le capacità dirigenziali, per far del bene poi a tutto il movimento. Quindi ringrazio ovviamente dell'ospitalità e sicuramente un arrivederci.